Buongiorno a tutti ragazzi, sono Gilberto. Per chi non mi conoscesse, mi presento appunto come sempre. Sono un ragazzo di 22 anni che studia economia e commercio all'università ed è anche socio di una società che offre consulenza e contabilità alle aziende. Detto questo, però, oggi vi voglio raccontare quello che è stato il mio mese di settembre, sia nel mercato azionario sia nel mercato del peer-to-peer lending. Prima di iniziare, però, vi ricordo come sempre che in descrizione trovate due link affiliati. Quindi sono due link che permettono di supportare il canale. Ricordo come sempre che io in descrizione, ricordo come sempre che in descrizione non troverete nessun, e dico nessun, link a prodotti o servizi che io non utilizzo in prima persona, perché il rapporto che voglio avere con voi è un rapporto di fiducia reciproca. Io non sponsorizzerei mai qualcosa che non utilizzo in prima persona perché non mi piace come metodo. Perché in primis non lo trovo sensato e in secundis non lo trovo corretto nei vostri confronti. Detto questo, però, partiamo. A settembre, come potete vedere qua, apriamo subito, ho avuto interessi su Bondora per circa 4,42 euro. Io registro il video il 29 perché domani non posso registrarlo, quindi anticipo di un giorno, però non vi preoccupate, tanto dovrei aggiungere 15 centesimi circa. Quindi attualmente su Bondora, come potete vedere qua, ho depositati 764,34 euro. Attualmente il valore del mio fondo su Bondora è di circa 853,73 euro e mi maturano 4,42 euro di interessi mensili, che sono pochi, però meglio che lasciarli in banca, no? Quello che dico sempre io. Detto questo, però, passiamo alla parte quella che è un po' più succolenta del video, ovvero andiamo sul mio broker di fiducia, che è Trading 212, che vi ricordo ha la possibilità di invitare gli amici e tramite il link affiliato che trovate in descrizione avrete la possibilità di, registrandovi appunto e depositando un minimo di 1 euro, avete la possibilità di ricevere un'azione totalmente gratuita del valore di massimo 100 dollari. Quindi potete trovare un'azione da 10 dollari, da 50 o da 100 dollari addirittura, dipende dalla vostra fortuna. Detto questo, quell'azione lì la riceverò anche io. Bene, chiuso il momento spam, partiamo subito con quello che sono stati i miei, quelle che sono state le mie entrate durante il mese di settembre. Quindi andiamo qua su storia, andiamo a vedere quelli che sono stati i dividendi di settembre. Come potete vedere, ho ricevuto un dividendo da Intel, uno da Pfizer, uno da Visa, uno da Enbridge, da Walmart, da Applied Materials, Microsoft, Stag Industrial, Realty Income, Home Depot, Wealth Management, Royal Dutch Shell, Logitech, Nvidia and Bank of America, che ho ricevuto ieri. Detto questo, andiamo però a fare il calcolo e vedere quanto effettivamente abbiamo ricevuto a settembre. Ve lo dico già, io non ho fatto un calcolo, semplicemente tutte le entrate che ho le registro su questa applicazione qua che si chiama Wallet, che non ha nessun link affiliato, però vi consiglio perché è una applicazione che utilizzo tutti i giorni e la amo. Come vedete qua, ho ricevuto 11,63 euro di dividendi, che sono, vabbè, il 50% in meno rispetto al mese scorso, perché il mese scorso ho ricevuto tanti dividendi. Come potete vedere qua, ci sono gli stessi dividendi che ho segnato, che c'erano su Trading 212. Comunque ho ricevuto 11,63 euro di dividendi. Ho poi venduto delle azioni, le troviamo qua su il mio foglio Excel, le trovate su acquisti e vendite azioni. Purtroppo qua nel foglio vedrete che ho venduto, adesso ve le faccio vedere, delle azioni che in realtà ho ricomprato subito. Le ho vendute perché per sbaglio su Trading 212 si può comprare sia, ad esempio, proviamo ad esempio a comprare Adyen. Potete comprarla sia per numero di azioni e sia per valore. E io per sbaglio, anziché comprare, io compro sempre il numero di azioni, faccio così, ricevo, magari cerco di raggiungere un valore di 15 euro e compro così, in modo tale che poi il numero di azioni che ho è un numero tondo, tra virgolette. Mentre per sbaglio quella volta lì ho comprato tramite valore, avevo inserito 10, ad esempio, e quindi mi veniva un numero altissimo, molto frazionato, e a me non piaceva esteticamente. Allora l'ho fatto purtroppo per, come vedete qua, Enbridge, Mastercard, Facebook, Amazon, Alphabet, e quindi non mi piaceva il numero che c'era. Allora ho venduto tutto e ricomprato istantaneamente,
considerate che su 3.212 non ci sono commissioni, ho perso una piccolissima percentuale sullo spread, che è un pelo più alto, però chi se ne frega, cioè nel senso erano importi bassi. Comunque a settembre ho avuto plusvalenze per, andiamo a controllare, comunque qua come vedete ho avuto plusvalenze per 16,21 euro, che comprende queste cessioni qua dal 4 settembre, quindi Medtronic, Walmart, che ho venduto e ho chiuso le posizioni in Medtronic, Walmart, Home Depot e Pepsi, che ho chiuso, queste quattro qua le ho chiuse definitivamente, anche ASML Holding. Ho mantenuto aperto, cioè ho venduto e ricomprato subito Amazon, Alphabet, Adobe, PayPal, Mastercard e Facebook, e quindi mi sono portato a casa un po' di profitti e un po' di perdite, ma in realtà nel complesso appunto ho fatto 16,21 euro di profitti. Vi dicevo, come vi dicevo già, tutte queste qua le ho ricomprate appunto perché 3.212 permette di comprare tramite con zero commissioni, e questo avvantaggia moltissimo secondo me. Ovviamente avendo un piccolo spread più alto, però a quei, con quei valori lì a me io personalmente lo preferisco. Detto questo, come vi dicevo, ho chiuso completamente le posizioni in Pepsi, Home Depot, Medtronic e Walmart, perché ho ritenuto che ci fossero sul mercato occasioni molto migliori rispetto a quelle quattro aziende lì. Come vedete, i prezzi di vendita li trovate qua, li potete vedere se avete piacere di andare a vedere i prezzi attuali, potete farlo, no problem. Detto questo però andiamo a vedere le azioni che ho comprato in questo freddo settembre. Come potete vedere al portafoglio ho aggiunto Adobe, attualmente ho circa 60 euro, sono due posizioni che sto facendo un dollar cost averaging, ovvero comprare piccole porzioni a scadenza settimanale per avere un prezzo medio buono. Sto comprando Adobe, ho comprato, ho aumentato un po' le posizioni in Applied Materials, ho aumentato le posizioni in Biogen, ho aumentato una piccolissima posizione in Cisco, ho comprato anche qualcosina di Electronic Arts, ovviamente ho preso anche qualcosina in Facebook per aumentare la mia posizione, ieri ho comprato 4 azioni in Gazprom. Ovviamente sto aumentando anche la mia posizione in Intel perché purtroppo io avevo un prezzo medio molto alto e quindi sto cercando di abbassarlo. Io sono entrato prima del crollo e quindi sto cercando di ridurre un po' le perdite, però attualmente diciamo che la perdita maggiore è dovuta al cambio. Infatti sto perdendo 14 euro di cambio e in realtà di loss sto in realtà perdendo 21 euro. E poi, come forse avrete notato, sono anche entrato leggermente in Tesla ad un prezzo medio di 375. Detto questo, non ho più comprato perché attualmente secondo me risulta sopravvalutato. Io compro assolutamente solo sotto i 400 dollari, anzi avrei potuto incrementare molto di più rispetto a comprare una semplice mezza azione. Semplicemente ho preso un po' di parti qua, un po' di parti qua, un po' di parti qua, un po' di parti qua all'incirca, e quindi sono più o meno un prezzo medio di 375 dollari, però ho intenzione assolutamente di abbassarlo, quindi nel caso scendesse ancora ricomprerò. Attualmente però potete vedere quello che è il mio rendimento, purtroppo che è molto downgradato dal cambio, essendo che io più o meno ho un cambio medio di circa 1,12 e attualmente il cambio euro-dollaro sta a 1,17, quindi un quasi 5% lo sto perdendo attualmente di cambio. Quindi attualmente, come potete vedere, sto guadagnando circa il 10% togliendo conteggiando il cambio, quindi senza cambio starei guadagnando circa il 15%, come potete vedere su Wallmine, per quello che vi faccio vedere anche sempre Wallmine, perché è quello che vi dice realmente quanto sto guadagnando e quanto sto perdendo. Infatti sto guadagnando circa il 14,67% in dollari, mentre in euro sto guadagnando il 10%. Detto questo però dovete considerare che nel mese di settembre praticamente tutti gli indici hanno perso. Andiamo a vedere un po' l'S&P 500 cosa ha fatto partendo dal primo giorno di settembre. Allora andiamo un po', consideriamo il primo giorno,
Allora, vediamo un po'. Il primo giorno di settembre è questo qua. Facciamo di qua. Attualmente sta qua. Quindi considerando che l'indice americano S&P 500 sta perdendo il 5% da inizio settembre, attualmente io però, se andiamo a vedere in percentuale, il primo settembre stavo a 13,20% di profitto e attualmente sto al 10%, quindi ho perso circa il 3% anziché il 5% in euro. Mentre in dollari andiamo un po' a vedere. Togliamo pure qua. In dollari, andiamo a vedere, al primo settembre stavo guadagnando il 20%, il 21% in dollari e attualmente sto guadagnando il 14%, quindi ho perso circa il 5%, 5 passa per cento. Quindi più o meno ho avuto lo stesso rendimento dell'S&P 500. Detto questo qua è il grafico dei miei ritorni in percentuale. Il minimo che ho toccato da qua a praticamente un mese e mezzo è stato di un 4% di profitto. Il minimo in assoluto che ho toccato è appunto il meno 6% al terzo giorno in cui avevo investito. E il massimo che ho toccato è stato il più praticamente 15,75% in euro, che però in dollari il massimo che ho toccato forse è tipo il più 24%, se non ricordo male, quando il cambio stava a 1,21. Stavo 1,21 ed eravamo qua, mi pare. 1,20, il 2 settembre stava più o meno 1,20. Se non ricordo male, qua stavo guadagnando il 15% e in realtà stavo guadagnando il 24% in dollari. Detto questo, ragazzi, io spero che il video vi sia piaciuto. Lasciate un bel like, un commento e ne triggerci. Ci vediamo al prossimo video, che probabilmente sarà venerdì. Bella, ragazzuoli!